Salve a tutti, in questo video tutorial vedremo come usare le formule in Excel, personalizzate e automatiche. Le formule sono potentissime, soprattutto se impariamo ad utilizzarle in modo manuale. Vediamo intanto come creare una formula automatica. Ci spostiamo in una casella che vogliamo utilizzare come risultato. Noi utilizzeremo la L. Adesso la svuoto. Adesso, qui, tanto per fare un po' di ordine, mettiamo dati, fine, dati. Adesso, noi ipotizziamo di voler sommare quello che c'è tra qua e qua. Quindi, ci posizioniamo sulla casella di risultato, andiamo su Inserisci formule, Inserisci funzione. Qua ci sono le formule che vengono utilizzate di più. Se non c'è quella da voi voluta, andate qua e cercate in matematiche, finanziarie, database o tutte addirittura. A noi ci interessa adesso somma, quindi clicchiamo somma. E adesso ci chiede cosa vogliamo sommare. Noi ci spostiamo qua, premendo Shift andiamo qua alla fine e premiamo un clic. Come se voleste selezionare più file in Windows. Quindi adesso lui ha preso correttamente tutti i dati. Se noi volessimo aggiungere qualcos'altro, includere, basterà semplicemente spostarsi su num2. Vedete che intanto apparirà un terzo, perché voi potete inserire all'infinito altri dati, e andate a selezionare o una casella o un insieme di caselle. A noi adesso bastano queste, quindi facciamo ok. E adesso ha già preso a funzionare. Quindi, se inseriamo 1, 1, 1, vedete che la somma già funziona. 9. Adesso noi, se ci spostiamo qua, vediamo, diciamo, la formula nello stato del codice. Vedete, quello che è azzurro è il racchiuso dei dati. Noi qui adesso possiamo anche personalizzare la cosa. Se noi gli chiediamo, di dividere per 2 come una normale calcolatrice, lui effettuerà questa operazione. Proviamo. Diviso 2. E vedete? 4,5. Tolgo il diviso 2. 9. Quindi vedete che è possibile applicare calcoli di calcolatrice senza nessun problema. Quindi proviamo anche a inserire magari per 2. E vedete? Oppure per 2 più 18, quindi fare una catena, e vedete che funziona correttamente, molto semplice. Adesso attenzione, perché sto per darvi dimostrazione di quanto Excel possa essere versatile e complesso. Parlando di formule, utilizzeremo la funzione se. Andiamo in Inserisci funzione e premiamo su se. Ok. Questa funzione restituisce qualcosa se è vero o qualcos'altro se è falso. Vediamolo nello specifico. Il test è la variabile, quindi inseriamo magari la prima casella di dati. Abbiamo selezionato questa come variabile. Se è vero, diciamo di metterli 100. Se è falso, diciamo di metterli 0. Adesso vediamo di capire. Ora come ora, lui intende per vero un risultato diverso da zero o da nullo. Per cui ora come ora, siccome c'è 1, dovrà risultare 100. Facciamo ok e vedete che è 100. Se io cambio il valore, metto 2, 3, 4, vedete che resta sempre 100. Se io metto 0, vedete che va a 0, o anche se tolgo la casella. Quindi, siccome questa prova così fatta è praticamente inutile, andiamo a modificargli la condizione manualmente. Noi possiamo dirgli, allora, se G7 è uguale a 100, allora diventa vero. Quindi adesso abbiamo modificato la condizione del vero. Se noi confermiamo, per avere il risultato qua dovrà essere per forza 100. Guardate, 2, 3, niente, 12, niente. 100, 100, vedete?
Questa è una delle funzioni più utili se vogliamo creare dei programmi complessi, soprattutto per quanto riguarda magari un calcolo di prezzi oppure calcolare tasse, eccetera. E vediamo che possiamo anche dire se G7 non solo è uguale, ma anche è maggiore di 100, per esempio. Aspettate. Maggiore di 100. Quindi adesso dovrà per forza essere 100 o maggiore. Maggiore di 100. 120, vedete? 130. Ma se metto 90, il risultato è 0. Questa è una delle funzioni più potenti. Adesso possiamo trasformare semplicemente tutti questi dati in calcoli di euro. Basterà selezionare le caselle, fare tasto destro, formato celle, valuta e mettiamo il valore, ecco qua, in euro. Questi sono i decimali da mostrare dopo la virgola, vedete 3 o 2, o anche di più, dipende da voi. Facciamo ok. Vediamo che tutti quanti i dati adesso sono euro. E anche qua nel risultato faremo lo stesso. Formato celle, valuta, euro. Ecco qua. Quindi adesso questa cosa è diventata qualcosa sugli euro. Questa la funzione. Se torniamo a vedere qualche altra funzioncina semplice, per esempio inserisci funzione, abbiamo la media, molto utile la media, la classica media aritmetica. Noi diciamo di fare una media tra questi prezzi, quindi da qui a qui. Ok, ecco qua, la media 17,56. Quindi tutto completamente automatizzato. Ora, qui è una cosa molto rozza, ma se impostata correttamente con qualche tabella diventa veramente molto carino come impaginazione. Oppure possiamo provare una funzione. Vediamo un po'. Questo è un somma se, per esempio. Ovvero la somma viene effettuata se la condizione è vera. Ecco qua. Intervallo, quello che vogliamo sommare se. Quindi questo. Il criterio. Questa è la variabile. Io gli posso dire che debba essere, non lo so, almeno 150. Questo mi pare che debba essere lasciato bianco. Vediamo subito. Ok, adesso dovrebbe sommare solamente, esatto, solamente se il risultato di tutte queste è superiore a 150. Quindi se mettiamo 151, con queste qui ovviamente basterà, avremo la somma. Ok, attenzione, allora, l'errore che ho fatto è questo. Gli ho detto di sommare solamente se la casella è 150. Per cui lui, vedete, con il tag 150 nel criterio, sommerà solamente le caselle con il 150. Quindi se io metto 150 viene sommato, 150 viene sommata, ecco qua, vedete, 300. Ma se metto qualsiasi valore diverso da 151, vedete, non viene sommata. Quindi adesso noi mettiamo, inserisci funzione, se non nel criterio mettiamo maggiore di 150, lui sommerà tutte le caselle che sono più di 150 e non per forza 150. Quindi vediamo che se metto 300, 400, vedete che lui sta sommando tutto quello che è valore, che è un valore maggiore di 150. 40 viene ignorato, 50 viene ignorato. Come potete vedere, le funzionalità delle formule sono tantissime. E comunque la guida di Excel vi aiuta moltissimo a capire in caso di problemi. Vi consiglio sempre di osservare la formula, perché qua dentro è possibile applicare delle modifiche molto velocemente.
se impariamo questo piccolo linguaggino di codice. Ovviamente si possono fare formule per quanto riguardano le sottrazioni, divisioni e calcoli geometrici e qualsiasi cosa. Quindi basterà semplicemente informarsi sul tipo di formula che fa per voi e se non esiste potete semplicemente crearla inserendo qua l'espressione e includendo i valori. Ovviamente questa formula funziona anche all'interno di altre pagine. Se noi vogliamo fare una semplice somma, non qua ma dall'altro foglio, cambiamo foglio, io voglio che qua venga mostrato il risultato di una somma del foglio 1, il funzionamento è esattamente lo stesso. Facciamo inserisci funzione, somma, andiamo semplicemente nell'altro foglio. Lui capisce che è il foglio 1, selezioniamo, ecco qua. Il risultato nel foglio 2 si riferisce al foglio 1. E nel codice si indica semplicemente con il nome del foglio, punto esclamativo. Questa è un'introduzione alle formule, spero di essere stato chiaro. Se avete qualche problema, provate a chiedere, anche se non sono certo un esperto di formule in Excel, ho solamente provato a dare un accenno. Grazie, alla prossima.